236 kg raccolti in un solo giorno. Il Pesalibro si conferma un'iniziativa molto attesa e apprezzata dai piacentini che in questo modo regalano ai libri una seconda vita. Scambio di libri che ha peso, quindi le persone portano un tot di libri e poi possono diciamo prenderne l'equivalente. La modalità di partecipazione è dunque semplice, basta portare i libri che si desidera scambiare di ogni tipo, purché non in pessime condizioni, inclusi i fumetti, e con la sola eccezione di testi scolastici, enciclopedie, riviste e quotidiani, consegnandoli agli addetti per la pesatura. E il primo giorno ha già segnato un boom di scambi. Come sta andando? Per ora molto bene, ieri abbiamo raccolto 236 kg, quindi è un buon dato. Solitamente che tipo di libri consegnano? Allora, dunque narrativa, ma anche libri di cucina, saggistica e anche fumetti e libri per bambini. E che cosa ricercano? Beh, vario. Molti magari poesia o comunque anche libri di sezione locale. Lo stand è accessibile lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12.30. I volumi restanti al termine dell'iniziativa verranno destinati alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta. Che libri ha consegnato? Un libro, Storia di Roma, e della letteratura italiana che ho doppia. Perché ha aderito a questa iniziativa? Ma io aderisco da anni. Mi spiace che i libri vadano persi, quindi se posso contribuisco.